tutto il programma è un lavoro corale di gruppo nella stesura e nella scrittura. Noi siamo connessi ovviamente tutto il giorno su tutti i siti online, Corriere, Repubblica, Il Fatto Quotidiano, i giornali, carta stampata, abbiamo una redazione che ci informa. Maurizio dà i pensieri, dallo spunto, dà il punto di vista, cerca i paradossi, trova la chiave comica. Trovata la chiave, trovato il pensiero, poi allora si possono scrivere le battute. Viene anche più facile scriverle, perché se si ha chiara qual è la chiave comica, poi è più facile scrivere. A quel punto se ne scrivono tantissime. Vale per i monologhi, ma vale anche per i personaggi. C'è una produzione copiosa di battute, di ragionamenti. E poi Mauri affina tutto, scegliendo, togliendo, modificando, fino all'ultimo. Può essere una battuta che piaceva e ci convinceva fino a 10 minuti prima di andare in onda, e poi invece si dice no, non è abbastanza efficace, allora la cambiamo e la modifichiamo. Ridiamo noi per primi, quindi quando leggiamo o ci viene in gruppo una battuta, a Mauri viene una battuta, se esplode la risata pensiamo tutti che la battuta faccia ridere, quindi la inseriamo a copione. È un racconto che ha un suo flusso, che, come dire, si poggia sull'attualità. Noi il lunedì abbozziamo una scaletta di ingredienti e di personaggi, però molto spesso il venerdì pomeriggio la stravolgiamo, perché l'attualità ci porta a riscrivere il monologo, a metterlo a punto, a volte a rinunciare a un pezzo che faceva ridere, era pronto, ma non c'entra più con l'attualità, e a scrivere qualcosa di nuovo. Noi scriviamo, pensiamo sempre, tutto il giorno, quindi seguiamo il flusso dell'attualità e ne andiamo dietro. Ciò che muove Mauri è sempre avere dei contenuti, sempre cercare di dire delle cose, quindi è il racconto di un paese che ha delle assurdità, e il denunciarle per Maurizio, ma anche per noi autori, è doveroso. Lui comunque poi deve far ridere, deve fare uno spettacolo, deve fare show, quindi la denuncia può essere un ottimo punto di partenza, ma il nostro compito è quello di trasformarla in un momento spettacolare. Quindi ci sono tutte e due le componenti, la denuncia e la satira. La denuncia è il presupposto e la satira però è l'obiettivo finale. Abbiamo la fortuna di lavorare con Maurizio, che ha mille talenti e chiavi espressive, per cui monologa, canta, adesso nell'ultima edizione si è anche cimentato nel ballo, per cui con lui è facilissimo trasformare la denuncia in un momento di spettacolo. Una delle ultime puntate, il monologo d'inizio del programma, l'abbiamo chiuso introducendo battute, introducendo anche dei personaggi fatti al volo alle 6:30 del pomeriggio. Dopo le prove non girava, escono altre notizie, e allora alle 6 ci si è messi tutti lì insieme, manca pochissimo alla diretta, bisogna chiudere un copione, Mauri deve essere convinto, deve assolutamente essere convinto di ciò che dice, e quindi si va alle 9 in diretta, veramente con molta apprensione per certi versi, ma anche con molta adrenalina. Vedere Bersani che, dopo che Mauri si è in pratica inventato le metafore, perché le ha notate lui, è lui che ha notato che Bersani usava queste metafore, quindi è un linguaggio che in realtà è una creazione di Maurizio, vedere che poi il politico quella creazione la usa e la sposa dà soddisfazione, perché vuol dire che non è stata una comicità leggera, dietro c'era un'analisi profonda, ed è uno dei grandi meriti di Mauri, quello di saper cogliere l'anima e andare molto nel profondo dei personaggi. Idem Formigoni, che addirittura poi lo cita e fa muovere i giornalisti, come fa Mauri nel pezzo di Formigoni, credo siano soddisfazioni, vuol dire che si sta lavorando bene, vuol dire che si è riusciti di quel personaggio a cogliere un'anima, un qualcosa di molto profondo, tant'è che poi diventa universale. Quest'anno fa molto ridere Briatore, mi diverto, sarà che io sono di Torino, quindi Maurizio nel farlo usa anche un accento che mi è familiare, a me fa molto molto ridere, e quindi quando insomma devo fare la voce fuori campo di Briatore, veramente trattenere le risate è difficilissimo. Cos'è per Flavio Briatore la solidarietà? Per me la solidarietà è un valore imprescindibile. Imprescindibile, sì, certo. E poi io trovo quest'anno straordinario Formigoni, perché questo
non è una parodia di un personaggio, è un mondo, finisce con i musical, fa muovere i giornalisti, quindi ci sono le coreografie e il modo in cui Mauri lo fa, secondo me, è straordinario, è più Formigoni del Formigoni e mi fa impazzire.